In questo video ti spiego come alleno la parte superiore del corpo. Ciao, sono Ale De Maria e sono il fondatore di Move Inside, il programma di allenamenti con il quale aiuto le persone a diventare libere di muoversi anche da adulti. Nel video di oggi ti spiego come alleno la parte superiore del corpo. Ti aiuterà a capire un pochino come approccio appunto i miei allenamenti a 360 gradi. Se ad oggi sei abituato ad approcciare il tuo allenamento pensando ai muscoli, quindi oggi alleno petto e bicipiti, spalle e dorsali, beh, penso che troverai più che qualche spunto all'interno di questo video. Infatti devi sapere che per noi la funzione è al centro dei nostri programmi, quindi ha un ruolo da assoluta protagonista, mentre l'estetica è solo una naturale conseguenza. Infatti ciò in cui crediamo è che se un corpo si muove molto bene, anche l'estetica sarà qualcosa di bello. Infatti vuol dire che questa persona sta utilizzando nel modo corretto il suo corpo, e utilizzando bene il tuo corpo anche tutto quello che è la parte muscolare, la parte tendinea eccetera eccetera è in salute. Quindi è proprio per questo che il nostro focus al 100% è su quella che è la funzione. Quindi il passaggio fondamentale è dimenticarti per un attimo dei muscoli e pensare in termini di movimento. Oggi ti stai per allenare, quali movimenti stai andando ad allenare? Non quali muscoli, ok? I muscoli per forza di cose si attiveranno per muoverti, per permetterti di muoverti nello spazio, ecco. E in particolare oggi in questo video ti parlo della parte superiore del corpo. Per quanto riguarda la parte alta del corpo, esistono due macro famiglie di movimento, che sono i movimenti in spinta, quindi quando vai a spingere, e i movimenti dove vai invece a tirare, quindi esattamente uno l'opposto dell'altro. È fondamentale pensare anche agli opposti, perché vuol dire che l'equilibrio del corpo è molto molto elevato, quindi non essere solo da una parte o solo dall'altro. Quindi nel momento in cui vai a capire che tipo di movimenti vuoi allenare, pensa anche sempre all'opposto di quel movimento. Quindi abbiamo detto, la parte superiore del corpo può spingere, può farlo su diversi piani ovviamente, e può tirare sempre su diversi piani. Queste due categorie di movimenti sono suddivise a loro volta ciascuna in altre due categorie, che sono, per quanto riguarda la spinta, possiamo spingere con le braccia piegate e possiamo spingere con le braccia tese. E la stessa identica cosa succede nel mondo della tirata: posso tirare con le braccia piegate, posso tirare con le braccia tese. Quindi questo è tutto quello che devi sapere per quanto riguarda i movimenti possibili della parte superiore del corpo. Li ho inventati io questi movimenti? Sono i movimenti di Ale De Maria? Assolutamente no, è semplicemente la biomeccanica del corpo umano, quindi capire quali sono i concetti che regolano la dinamica del nostro corpo nello spazio. Ed è molto importante che tu sia consapevole di questi concetti se ti alleni o se vuoi iniziare a farlo, perché in questo modo puoi capire se il tuo programma di allenamenti è effettivamente equilibrato. Cosa intendo? Vuol dire che adesso hai tutte le categorie, quindi puoi spingere, puoi tirare, puoi spingere con le braccia piegate, le braccia tese, puoi tirare con le braccia piegate o con le braccia tese. Capisci se effettivamente tutti questi stimoli di movimento sono presenti all'interno del tuo programma. Ad esempio, all'interno del mio programma e nel programma di tutti quelli che sono i miei allievi, sono presenti tutte queste quattro categorie. Quello che devi fare è semplicemente prendere in mano il tuo programma e capire se, ad esempio, non fai tirata con le braccia tese. Se è questo il tuo caso, magari intervieni e cerca di andare ad aggiungere questo stimolo in modo tale che il risultato sia qualcosa di assolutamente equilibrato. Queste quattro categorie di movimento sono assolutamente accessibili a tutti quanti. Infatti se ad esempio una sospensione
alla sbarra passiva all'inizio, qualcosa da cui iniziare se parti da zero, questa nel tempo poi potrà diventare ad esempio un front lever, eccetera eccetera, così come un plank nel tempo potrà diventare una planche, oppure un piegamento sulle braccia con le ginocchia per terra potrà diventare un piegamento sulle braccia in verticale. Ovviamente questo processo è assolutamente da intendere nel lungo periodo e non per forza devi raggiungere dei livelli estremi di forza. Quello che insegno all'interno dei miei programmi è arrivare ad ottenere quei livelli di forza, di flessibilità, eccetera, eccetera, che servono per te, per quello che vuoi fare. Quindi nel momento in cui dici ok, io mi sento abbastanza forte, abbastanza flessibile per la mia vita quotidiana, oppure per il mio sport, oppure per quello che sto imparando a fare, bene, arrivato a quel punto lì dovrai solo mantenere quello che hai raggiunto per pochi minuti a settimana. Quindi il concetto è sempre: mi faccio un grandissimo culo all'inizio, nel primo periodo, capisco i concetti, divento padrone di questi concetti, divento indipendente e cresco in modo esponenziale le mie abilità, che poi dovrò solo mantenere, ok? Quindi una volta che ho costruito in modo più lineare quelli che è la mia forza, quindi attraverso i movimenti che ti ho detto prima, in modo più preciso, andremo ad esplorare movimenti che si chiamano non lineari, quindi che vanno un pochino fuori da quello che è l'allineamento classico, perché poi la vita vera, quando ti muovi senza pensare, avviene fuori allineamento, non vai a pensare esattamente il gomito extra ruotato, il polso sotto la spalla, però sei già stato preparato a priori, sei estremamente preparato e quindi ti puoi permettere in piccole dosi all'inizio e poi sempre di più di uscire da quello che è l'allineamento classico. L'ultimo dettaglio importante di cui voglio parlare in questo video è l'utilizzo di pesi, quindi di carichi esterni. Non è assolutamente qualcosa che rinnego, nel senso non è oddio i carichi fanno male, assolutamente no. Però devi sapere che per quanto riguarda la parte superiore del corpo, il peso del corpo stesso, quindi se tu pesi 50, 60, 70, 80 kg, 90 kg, sono veramente tanti chili quando ti muovi sulle braccia, quando tiri, quando spingi sulle braccia. Quindi il peso esterno è utile solo in una seconda, terza fase, perché all'inizio il peso del corpo è più che sufficiente per tutto quello che devi fare, ok? Quindi questo per dirti, non è pesi sì, pesi no, è dipende in che punto sei del tuo percorso. Se vuoi approfondire quello che è il nostro approccio al mondo del movimento, oggi ti lascio un link speciale, infatti puoi prenotarti a quello che è un nuovo video dove ti parlo come diventare contemporaneamente forte e flessibile con un'unica tecnica ed eliminare anche il dolore, e al termine del quale potrai scegliere di prenotare una consulenza gratuita con uno dei coach di Move Inside che ti aiuterà a capire quale potrebbe essere il percorso migliore per te per diventare libero di muoverti. Ti lascio il link qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!